Allora, ieri c'è stata una significativa diminuzione di morti e di casi in terapia intensiva, tuttavia il numero di contagi giornalieri è sempre altissimo, si aggira, Alto, alto, beh, sì. molto alto Sì. comunque, proprio per quanto tempo stiamo in casa. È molto alto, con 4.000 contagi al giorno. La Corea del Sud, che all'inizio del coronavirus, quindi a febbraio-gennaio, era insieme alla Cina. La Cina aveva 80.000 casi. La Corea del Sud seguiva, era il paese con più contagiati, con più contagi, 8.000. Riuscì a fermare l'epidemia in tempo record. Adesso hanno raggiunto forse i 12.000 contagi, ma la vita è ripresa normalmente. Si sono anche serviti di un'app che monitorava, attraverso le celle telefoniche, gli spostamenti delle persone, mostrando quindi, aiutando la popolazione a vedere e a capire quali erano i punti di aggregazione. Perché l'Italia non usufruisce di questa tecnologia? Potrebbe chiedere alla Corea del Sud di usare questa app. Basterebbero pochi passi per renderla disponibile all'Italia. Non credi sarebbe una cosa utile? Io non lo so questo perché naturalmente ne capisci più tu di me di queste cose di tecnologie moderne. Credo che l'Italia è stata, come posso dire, travolta dall'epidemia come un po' gli altri paesi. Cioè la Corea del Sud, evidentemente, avendo vicino la Cina, capendo che cosa avevano fatto i cinesi, ha trovato un'altra strada. Noi abbiamo ripetuto quello che avevano fatto i cinesi a Wuhan. Paghiamo anche un prezzo enorme alla regionalizzazione della sanità, perché ogni regione è andata avanti per conto suo, qualcuna è andata meglio. La regione che doveva essere leader, cioè la Lombardia, è andata al disastro perché ha ospedalizzato tutti e così facendo ha diffuso il contagio in maniera impressionante. Si poteva fare qualcos'altro, questo si potrà discutere dopo. Credo che l'Italia abbia fatto bene o benino quello che poi hanno fatto gli altri paesi. Rispetto agli Stati Uniti, che dovrebbero darci lezioni di tutto, siamo stati un modello e siamo un modello. Quindi forse questo tuo riferimento potrebbe essere il meccanismo per la fase 2, perché siccome il contagio non andrà via, la malattia non finisce, non c'è un vaccino che ne prevede l'ulteriore espansione. Abbiamo detto già ieri, la fase 2 può cominciare non appena i numeri non sono più epidemici, cioè sono numeri di una malattia, non di un'epidemia. Forse per controllare, siccome la malattia è una malattia contagiosa, quando i numeri sono tali da consentire di andare in giro, forse delle app, cioè dei metodi per seguire la gente passo passo, può essere il modo con cui si aiuta questa malanno a restare una malattia e non tornare ad essere un'epidemia. Ma questo io sono molto cauto perché sono cose che io non capisco, cioè non le conosco e forse le capisco fino a un certo punto. È più probabile che le capisca tu che hai una maggiore conoscenza di queste tecnologie moderne con cui ci si può muovere. Prego, Un po' di memoria. fa succedere, sai. Allora, guarda, approfitto del tuo silenzio per dire che la cosa che mi ha molto colpito ieri è stato il discorso del Papa, che ha fatto un discorso per Pasqua,
di una straordinaria efficacia politica. Ha fatto il discorso, ha detto: ma l'Europa è un crocevia, o imbocca la strada della collaborazione. Non si è fermato a dire se ci vuole il MES o non il MES, che non è questo il problema. Ha detto: o dimostra di volere stare insieme, oppure è finita. È qualcosa, l'avevamo detto, non è che voglio dire che il Papa non ha ascoltato queste nostre conversazioni, però ce l'avevamo detto nei giorni scorsi. E ho detto: l'Europa o trova una strada, altro che discussione, il MES, questa miserabile discussione se dobbiamo prendere il MES perché è condizionato per il signor Salvini, tutte queste insopportabili questioni. Il problema politico è: l'Europa si impegna a trovare comunque una strada di collaborazione o non ha questa forza? Se non ha questa forza, è chiaro che l'istituzione europea è finita, le istituzioni sono finite, i paesi tornano al nazionalismo e con il nazionalismo tornano a una crisi devastante. Non si creda alla Germania. La Germania oggi è oggetto di un odio molto forte. Se tu prendi le dichiarazioni della destra americana, trattano la Germania come se fosse un nemico, non trattano la Russia come un nemico quanto trattano la Germania. Quindi i tedeschi si rendono conto che hanno bisogno di avere intorno a loro una solidarietà di paesi, e non paesi devastati dalle conseguenze dell'economia. Ma di questo spero dovremo tornare a parlare in preparazione. Il 23 c'è questo Consiglio europeo, che è davvero un Consiglio europeo storico dal punto di vista delle cose di cui noi parliamo. Ne parleremo ancora nei prossimi giorni. Eccomi qua. A te, Ok, Tommaso. Spagna, Francia, soprattutto questi due paesi sono i paesi che in Europa hanno più spinto per far cominciare la fase 2. Tuttavia, ieri si hanno avuto quasi 7.000 nuovi casi in Spagna e un numero altissimo di morti. Ne Vedremo. abbiamo già parlato, però Vedremo, forse vediamo se qualcuno ha il coraggio di passare alla fase 2 prima di noi. Può darsi che ci faccia vedere che si può passare, o può darsi che ci faccia vedere che è meglio stare a casa. Quindi, così come noi come siamo, noi siamo stati, esatto. diciamo così, l'avanguardia, ci hanno visto appresso. Ti Certo. ricordi quando gli svedesi, cioè gli italiani o gli olandesi, e poi hanno dovuto chiudere tutta fretta, Johnson, l'Inghilterra Anche la Francia. e la Francia. E quindi vediamo, se hanno il coraggio di aprire, vediamo se questo ci consente di un'esperienza a noi. Eccomi qua, io direi che per oggi non c'è altro da dire sul coronavirus, No, almeno che io forse sappia. Se vuoi riprendiamo a parlare di quegli anni così no. lontani. Va bene. Sai, nel 1966, quando io rientrai a Napoli, la situazione politica italiana era nel pieno dell'esperimento di centrosinistra, cioè dell'alleanza democristiani, socialisti, socialdemocratici, repubblicani, che era cominciata tra il 62 e il 63, e che era stata un'enorme novità anche politica, molto difficile, aveva determinato anche una scissione del Partito Socialista, di quella parte dei socialisti che volevano un'alleanza definitiva tra socialisti e comunisti. Quindi nel 1966 era presidente del Consiglio Aldo Moro, di un governo però diviso, debolissimo. La collaborazione di centrosinistra era già molto in crisi. Aveva un'opposizione di destra abbastanza violenta, i fascisti, ma anche i liberali. Il Partito Liberale di Malagodi aveva raccolto molti voti negli ambienti economici perché c'era stata la nazionalizzazione dell'energia elettrica. E i socialisti erano molto incerti perché da una parte
volevano la collaborazione con la Democrazia Cristiana, Nenni l'aveva voluta, ma dall'altra avevano una pressione comunista terribile. In più avevano il sindacato, i socialisti condividevano con la CGIL il sindacato. E la CGIL era, come si diceva a quel tempo, una cinghia di trasmissione del Partito Comunista, cioè faceva politica nelle fabbriche, ma per aiutare il Partito Comunista. Quindi c'era un sindacato scatenato a sinistra. E il Partito Socialista cercava, da una parte, di inseguire a sinistra il Partito Comunista e il sindacato, e dall'altra parte doveva tener conto di una Democrazia Cristiana, la quale a sua volta aveva paura della destra, e quindi c'era una DC conservatrice e un Partito Socialista progressista con una difficoltà enorme. Ne pagavano le spese la finanza pubblica, cioè i problemi della finanza pubblica italiana cominciano alla fine degli anni 60, non proprio nel 66-67, ma verso la fine degli anni 60 cominciano i deficit pubblici e comincia quella particolare posizione del Partito Repubblicano, che era politicamente un partito di sinistra, favorevole all'incontro con i socialisti e poi sarebbe stato favorevole all'incontro con i comunisti, ma sul piano economico molto preoccupato e quindi molto conservatore, cioè che diceva dobbiamo fare delle alleanze di sinistra, ma dobbiamo fare delle politiche serie. Il Partito Repubblicano, di cui abbiamo appena cominciato a parlare, aveva eletto segretario nel 1965 mio padre, che era dentro il partito dal 1946, ma prima di vincere le resistenze del vecchio Partito Repubblicano mazziniano erano passati molti anni. E si era trasformato immediatamente. Nel 66, quando, l'anno in cui noi parliamo, i segretari regionali del Partito Repubblicano erano completamente nuovi. A Milano era segretario Vittorio Olcese, un imprenditore, giovane imprenditore di una tradizionale famiglia di imprenditori, ma un uomo colto che amava la pittura, insomma un intellettuale. A Torino era segretario regionale un giovane ingegnere della Olivetti, che si chiamava Aldo Gandolfi. Nel Veneto il segretario regionale era Cisco Magagnato, che era stato un eroe della Resistenza, un giovanissimo protagonista della Resistenza nel Partito d'Azione, direttore del Museo di Verona, del Museo d'Arte di Castelvecchio, che è il Museo di Verona, quindi ancora un intellettuale. In Campania il segretario regionale era Galasso, che era uno giovane allora, storico, che è stato uno dei maggiori storici italiani, con Rosario Romeo e pochi altri, è stato un grandissimo storico, è morto un anno fa, che è stato deputato repubblicano, ministro repubblicano per molti anni. E quindi era un partito completamente diverso, cioè da quello che era l'antico partito mazziniano. C'erano ancora dentro le vecchie tradizioni dei repubblicani che mettevano il fiocco alla Lavallée, quel fiocco nero che indicava l'appartenenza alla carboneria, per così dire, ma nello stesso tempo cominciava ad essere il partito dell'Italia moderna, dell'Italia proiettata verso l'Europa. Mio padre aveva scritto, proprio per il primo numero di Nord e Sud nel 1954, un articolo bellissimo, se lo si rilegge oggi, sul Mezzogiorno, che si chiamava Mezzogiorno dell'Occidente, in cui sosteneva la tesi che il Mezzogiorno non era un'area sottosviluppata, come ci sono tante aree sottosviluppate al mondo, era un'area europea caduta nella depressione, era Occidente diventato povero, non era un paese povero che doveva, come la Russia prima degli zar, che doveva svilupparsi, era un paese, il Mezzogiorno, una regione con una cultura occidentale, con grandi filosofi, Vico, Campanella, Giordano Bruno, Benedetto Croce, che aveva però condizioni economiche non occidentali. E quindi bisognava riuscire a riconciliare, a ricondurre l'Occidente a quel livello di benessere
che lo caratterizzavano le società occidentali avanzate. E il problema del Mezzogiorno era anche il problema dell'Italia. L'immagine che usava mio padre, che era bellissima, era che il problema per l'Italia era se scavalcava le Alpi o cadeva nel Mediterraneo. Cioè se l'Italia era un paese che tutto riusciva a passare le Alpi e diventare un grande paese europeo, come la Francia, come la Germania, come l'Olanda, come la Svizzera, conservando la sua grande tradizione, o se falliva in questo sforzo, si staccava dall'Europa e finiva dentro il Mediterraneo. E diceva il Mediterraneo è il mare dei poveri. Quindi il sogno era un'Italia europea, la preoccupazione era un'Italia staccata dall'Europa. Noi oggi abbiamo lo stesso problema. Quando io vedo il 30%, 50% degli italiani che votano per la piccola fascista, come si chiama, l'onorevole Meloni, l'ultima erede di Almirante, per così dire, con quella vergognosa cultura semitotalitaria che portava con sé il fascismo. Salvini, un analfabeta con questa rozzezza, volgarità della spiaggia del Papeete Beach. E quando pensa ai 5 Stelle, con questo populismo, pauperismo miserabile dei Di Maio, di questa gente qui, io penso, ma l'Italia dove finisce? Come può un grande paese dell'Occidente avere come espressione un Parlamento eletto da queste forze politiche? Cioè, come si fa? Le uniche due forze legate a partiti europei in questo Parlamento sono il PD, 17% del Parlamento, Berlusconi, che era il 17% alle elezioni, che oggi va al 5%, sono le due forze politiche che hanno un colloquio con l'Europa, che possono alzare il telefono e parlare con i leader socialdemocratici, con i leader cristiano-democratici. Con chi parla la signora Meloni? Con la Le Pen? Con chi parla Salvini? Quando non prende le telefonate di Putin, parla con Orban. Con chi parlano i 5 Stelle? Tu sai in quale gruppo europeo stanno i 5 Stelle? Ma saranno con degli accattoni come loro, cioè con altre forze. Un'Italia di questo genere, ridotta a queste condizioni, chiamata a una sfida drammatica come le conseguenze del coronavirus, portandosi appresso 50 anni di politiche sbagliate, di debito pubblico accumulato inutilmente, ci siamo mangiati quei ponti che cadono, Tommaso, sono i ponti costruiti nel miracolo economico. Cioè l'Italia del miracolo economico ha costruito il ponte sul fiume Magra. L'Italia degli ultimi 50 anni si è mangiato le fondamenta di quei pilastri, li ha trasformati in consumi finché a un certo punto il ponte è collassato. Quel collasso delle opere pubbliche, del ponte Morandi che degli anni 50, sono proprio il passaggio da un'Italia che cresceva, un paese proiettato verso, aveva settori in cui la nostra industria era all'avanguardia per la Pirelli, la Montecatini, eccetera. Ormai è un paese ripiegato su se stesso. Il coronavirus può essere lo shock che ci fa uscire da questa condizione, ma ci vorrebbe qualcuno che parlasse agli italiani, e qualcuno giovane, non naturalmente dei vecchi signori che hanno forse tanti loro ricordi, ci vorrebbero dei giovani, forse la generazione tua dovrebbe prendere rapidamente l'impegno di parlare all'Italia, ma parlare il linguaggio di un grande paese civile, moderno, con dietro una cultura, con la forza del pensiero. Vabbè, questo è almeno per oggi. Domani ci rivediamo e ne parliamo ancora. Va bene. A domani. Grazie.